Nell'ultima puntata di Domenica In, condotto da Mara Venier, ci sono stati attimi di panico. C'erano ospiti Christian De Sica, Massimo Boldi ed Ezio Greggio. Ospiti, ma non solo, anche amici, che sono venuti per dare un caloroso abbraccio a Gerry Calà. Per chi non lo sapesse, Calà era stato ricoverato d'urgenza a Napoli per un infarto. Il nostro Gerry nazionale si trovava a Napoli per girare un film, fino a quando non si è sentito male per un fortissimo dolore allo stomaco. All'arrivo dei medici, Gerry pensava fosse semplicemente un'indigestione, poiché aveva mangiato molto di fretta dopo aver girato alcune scene del film. Purtroppo era qualcosa di più grave e secondo Gerry Calà ciò che l'ha aiutato è stato anche l'amore ricevuto dalle persone vicine. L'attore ha rivelato in quel momento che non si è lasciato prendere dalla paura. I medici, infatti, hanno saputo rassicurarlo al meglio, dai primi soccorsi fino all'arrivo alla clinica e anche prima della sala operatoria. «Tu devi stare tranquillo», gli hanno detto. A questo punto interviene Mara Venier, che dice a Gerry: «È tutta la vita che mi fai diventare matta, è stato un brutto infarto». Poi arrivano le sorprese ed ecco entrare Ezio Greggio, Massimo Boldi e Christian De Sica, tutti lì per dargli il loro affetto. Dopo essersi lasciati andare a risate, racconti e qualche ricordo, arriva l'imprevisto. Gerry Calà vuole assolutamente suonare Maracaibo con tutti gli amici, improvvisando. Mara Venier però riesce a fermarlo e gli ricorda che è reduce da un infarto. E in quel momento entra Christian De Sica con una battuta che fa ridere tutto il pubblico. E ti posso dire una cosa? A questo, una volta sola, gli avete fatto tutta sta festa. Questo c'è una setta, ne gli avete fatto un cazzo. È vero, è vero. Insomma, immaginatevi questa situazione. In ogni caso, siamo molto contenti che il nostro Gerry nazionale stia finalmente bene. Che è successo? Ho perso l'apparecchio, non l'ho potuto. Ah, beh, pensavo che ti eri cagato sotto. No, no, no. Come hai perso l'apparecchio? Dove era? Ma non è Domenica In, questo è un ospizio.